All'entrata del Templar, hey, per gioia a ricominciar, hey, e per gelosi irritar, hey, volla regina a mostrar che le sia amorosa. Alla via, un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi un attore che si può considerare senza ombra di dubbio il grande erede di Dario Fo. Si tratta di Mario Pirovano, che sarà in scena al Teatro Oscar in via Lattanzio 58/A a Milano dal 21 al 25 febbraio con lo spettacolo L'Usanto Iullare Francesco. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite perché voglio che mi racconti un po' di questo spettacolo. Quindi a te, Mario, prego. Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutti voi di Italia Medievale. L'Usanto Iullare Francesco è un testo emozionante, straordinario nella sua semplicità, perché Dario è riuscito a ricostruire un Francesco che era andato realmente perduto. Cioè esistevano le fonti, ma erano state in qualche modo ricacciate in un angolo della storia. Nel 1997, proprio all'indomani del premio Nobel, Dario decide che era venuto il momento di affrontare questo incredibile personaggio che è appunto Francesco d'Assisi. Tante volte lo avevo incontrato durante le sue ricerche sul teatro medievale. Voi conoscete senz'altro la passione del teatro, per il teatro medievale e della cultura popolare e religiosa del nostro paese, ma non solo, di tutto il bacino mediterraneo. E avevo incontrato Francesco decine di volte e non era mai riuscito a trovare la possibilità o quello che in teatro si chiama la chiave teatrale per entrare finalmente ed affrontare questo incredibile e straordinario personaggio. Lo vedrete anche, lo capirete da voi se avrete la fortuna di venire a vedere questo spettacolo. E pensate, esce un libro scritto niente poco di meno che da una donna. Sì, signore. Chiara Frugoni, è già lì, è un segnale. Chiara si chiama questa storica, figlia di grandi storici. Chiara Frugoni, Chiara come la prima seguace donna di Francesco d'Assisi, Santa Chiara appunto, no? È proprio un circolo che si compie. Quando Dario legge questo libro, che si chiama Francesco, vita di un uomo, finalmente trova la chiave per affrontare questa figura in modo teatrale e scrive questo monologo eccezionale, fatto di 4-5 episodi più famosi della vita del santo. Vi troviamo, il primo episodio è Francesco incontra il lupo di Bucco. Il secondo episodio è Francesco va dal Papa a Roma, Papa Innocenzo III. Il terzo episodio riguarda il suo incontro, la Concione di Bologna. Scusatemi, la Concione di Bologna, che è una cosa incredibile. La Conciona, voi che seguite le cose medievali sapete benissimo, le concioni erano queste prediche laiche che questi giullari, perché di questo si tratta, facevano nelle pubbliche piazze, e questa in particolare Francesco la recita a Bologna il 15 agosto del 1222. Abbiamo trovato proprio le date e le fonti storiche precise, e si tratta della famosa concione detta della pace e della guerra. Perché è chiamata della in attualità? Scusatemi, proprio è sorprendente se pensate con che leggerezza il nostro mondo sta entrando in guerra e non fa niente per fermare questa strage che sta avvenendo sotto i nostri occhi quotidianamente. Ed è successo lo stesso a Francesco, in cui lo chiamano a Bologna, i suoi compagni, i suoi fratelli dell'Emilia Romagna proprio chiedono incessantemente ogni giorno che Francesco vada a Bologna. Ma per Francesco è un dramma, perché oltretutto non è mai stato in questa città, non conosce la lingua, il dialetto meglio di questa città, ma essendo uno che ha navigato parecchi paesi e parecchie zone, si arrangia con le lingue e si fa capire benissimo. Non vuole, soprattutto perché c'è una tragedia in corso. Infatti a Bologna c'è la guerra, è una guerra contro Imola. Imola a sua volta è in guerra contro Ravenna e Bagnacavallo.
Bagnacavallo e Ravenna sono in guerra con Rimini, Rimini è in guerra con Modena, con Forlì, Forlì, insomma, un disastro in tutta la regione dell'Emilia-Romagna. C'è questa guerra e Francesco, oltretutto, nella città di Bologna, le famiglie più importanti che gestiscono il potere della città hanno cominciato a fare la guerra fra di loro per il controllo della città. Potete immaginarvi, Francesco deve venire a parlare di che cosa? Viene a Bologna e infatti lì ci dà un esempio di capacità veramente istrionica di questo giullare. Io, Francesco era lui stesso, guardate, che si autoproclamava io songulo giullare vedeo, e della giullarata lui conosceva ogni movimento, ogni storia, aveva una capacità fonica, pensate, era basso e magro come persona, ma aveva una voce potentissima che riesce a farsi ascoltare da 5.000 persone nella piazza più grande di Bologna, Piazza Maggiore, insomma. Un episodio completamente scappato, tagliato fuori dalla storia, ma non è solo questo l'episodio di cui non si sa nulla. Vedi, è difficile, Maurizio, sottolineare l'importanza di queste scoperte fatte da Dario nel giro di... Pensa, Maurizio, che quando è stata fatta questa ricerca abbiamo girato tutta l'Italia. Siamo arrivati fino alla cattedrale di Monreale a Palermo, a trovare documenti negli archivi storici, alla cattedrale di Trani, dove abbiamo trovato dei testi incredibili, e financo la Biblioteca Malatestiana di Cesena, la Sormani di Milano, abbiamo girato Firenze, abbiamo cercato documenti dappertutto e pian piano. Bisogna sapere, cari amici di Italia Medievale, che Francesco d'Assisi è il santo più importante della storia della Chiesa di tutti i tempi. Non soltanto del Medioevo, lui è il primo, è il più grande innovatore del pensiero cristiano. Questo per dirvi la difficoltà che la Chiesa aveva nel gestire questo personaggio, questo uomo. Lui non predicava il Vangelo, lui lo viveva quotidianamente. Lui era un esempio vivente di quello che infatti era soprannominato il secondo Cristo. Dico solo questo, no? Per cui era difficile per la Chiesa del tempo, che era impelagata col potere, che i papi facevano le guerre. Innocenzo III è soprannominato, il Papa Innocenzo III è soprannominato il guerriero, perché era uno che saltava a cavallo con la lancia in resta e andava contro i suoi nemici. Questo per dirvi che situazione si trova. Francesco va in Terra Santa contro il volere e l'ordine del Papa. La legge della Chiesa era chiara. Il Papa aveva dato ordine che nessun cristiano potesse mai incontrarsi con nessun musulmano o neanche intavolare una discussione. Era proibito assolutamente che si potesse andare. Adesso non so come mai mi suona il telefono della Camera. Questo per dirvi perché gli inglesi hanno una parola bellissima: Francis was whitened. Francesco è stato sbianchettato praticamente per quasi più di 6 secoli o 5-6 secoli. C'era un solo libro dove si potesse accedere alle fonti francescane, ed era questo scritto dal frate Bonaventura da Bagnoregio, che scrive la famosa Leggenda Maior. Per tutti, subito dopo la morte di Francesco, il Papa incarica il frate Bonaventura da Bagnoregio di riscrivere tutta la storia di San Francesco d'Assisi. E questo, uno zelante, un dottore della Chiesa, un filosofo, una persona istruita, una persona capace, eccetera, saccheggia tutte le fonti francescane, distrugge una quantità di materiale inenarrabile. E questo andrà avanti per secoli, andrà avanti. Per 5 secoli, vi stavo dicendo, solo questo testo era accessibile a tutti coloro che volevano informarsi su Francesco d'Assisi. Per cui immaginatevi un libro, un testo solo, per lo più scritto sotto dettatura del Papa, che sulla vita di Francesco d'Assisi. E naturalmente la situazione che è arrivata a noi è completamente alterata sulla vera vita e su quello che veramente è stato Francesco d'Assisi. Ma vedi, come dice sempre, la storia, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi a volte. La storia è un continua evoluzione, va avanti per la sua strada e bisogna arrivare al 1800, ai primissimi anni
della fine del Settecento primi, sono proprio i francescani di tedeschi che, intuendo che mancava qualcosa nel racconto, nello storytelling di Francesco d'Assisi, incominciano a fare una ricerca veramente enorme, partendo proprio dalle fonti tedesche fino a quel momento, e cominciano a riaffiorare testi, canzoni, strombotti, poesie, racconti orali, eccetera. Pian piano, sì, appunto, i testi dei francescani tedeschi riportano alla luce subito, si capisce che c'è parecchia roba che non è stata. E poi arrivano i francesi. I francesi sono quelli più arriva con il francescano Sabatier, che trova una mole di documenti impressionanti, e poi gli spagnoli, poi gli inglesi. Pensate, siccome io ho avuto l'idea di tradurre lo Santo Giullario Francesco in inglese, perché non mi capacitavo, perché gli inglesi, che hanno tradotto quasi tutti i testi di Dario Fo e Francarame, non avessero tradotto questo testo, non me lo spiegavo, poi l'ho capito. Perché comunque io ho fatto la mia inchiesta anche in Inghilterra e ho scoperto che Francesco nel 1200, quando lui era in vita in Inghilterra, era considerato un personaggio veramente straordinario. Vi basti pensare che i più grandi, diciamo, personaggi della cultura inglese di quel periodo diventarono nel giro di brevissimo tempo francescani, a partire dal grande filosofo, quello dell'inventore della filosofia moderna, Francesco Bacon, cioè Francis Bacon. Questo per dirvi che diventa francescano, il nome stesso Francesco, pensi un po', e poi William Hocker, e poi Roger Scotus, e poi altri. Io, quando ho debuttato a Londra con questo spettacolo, vi dico come ho debuttato a Londra. Ho aperto lo spettacolo con queste frasi, con questa frase: Francis was like the Beatles in the 60s. Francesco era famoso come i Beatles negli anni 60 in questo paese. Poi naturalmente sono arrivati Enrico VIII e tutta la sua controriforma, la sua lotta disperata per ottenere il divorzio dalla sua consorte, e che il Vaticano gli dava la scissione, appunto, del regno, con la cacciata dei cattolici e la confisca di tutti i beni, ma soprattutto dei conventi, che erano decine, centinaia forse i conventi di vari ordini monastici, tra cui anche i francescani, i quali, cioè, subirono delle vessazioni veramente grosse e pesanti da parte del Enrico VIII e di tutto, fino ad arrivare al 700, all'800, alla guerra dei puritani. Insomma, non vi voglio fare, ma per dirvi cosa è stata la vicenda di Francesco d'Assisi e quanto è importante questo testo che Dario è riuscito a scrivere e a recitare, a portare in giro. Io personalmente ho avuto la fortuna di portarlo in tutto il mondo, addirittura ad Hong Kong, pensate, in Thailandia, non so, negli Stati Uniti, in tutta l'Europa. In Inghilterra sono andato 3, 4, 5 volte, ho fatto un mese a Edimburgo con delle, e non lo volevano tradurre. Pensate un po', io ero convinto che avrebbe funzionato. Ecco, questa è un po' la storia che voi verrete ad ascoltare, una storia nuova, una storia straordinaria, fatta di anche nel classico stile di Dario, dove si ride veramente di gusto su certi episodi, su certe situazioni, ma si viene a conoscere un Francesco completamente cancellato dalla storia ufficiale. Mario, bisogna venire al Teatro Oscar dal 21 al 25 febbraio. Teatro Oscar è a Milano, in via Lattanzi 58 barra A, e vi aspettiamo tutti per godervi questa messa in scena di Lu Santo Giullare Francesco con Mario Pirovano come protagonista. Ti ringrazio tantissimo intanto di averci offerto questa presentazione. Grazie a tutti voi per avermi ascoltato. All'entrata del Temps Clar, per gioia recomenzar, e per gelosi irritar, volla regina a mostrar che le sia amorosa. Alla via, gelo, la seno, la seno, la la.
fight per tot mandar. Non sia giusca la mar. Ehi,